Grazie, diciamo, all'inaugurazione del nuovo ambulatorio veterinario all'interno del canile. È un risultato importante, il distretto veterinario ritorna a Vigevano. Certo, esattamente così. Finalmente la Lomellina ha per tutto il territorio della Lomellina un ambulatorio veterinario nuovo con apparecchiature nuove dedicate a tutte le attività che i veterinari della TS di Pavia devono esercitare nei confronti degli animali randagi o comunque degli animali e attività che sono previste dalla normativa. E questo è molto bello, è il risultato di una collaborazione importante fra associazioni di volontariato, amministrazione comunale e ATS, e va nella direzione appunto di riequilibrare i servizi sul territorio di tutta la provincia di Pavia e soprattutto nella direzione della costruzione di una rete sempre più stretta. Ormai le istituzioni da sole non fanno più niente, è soltanto in questa relazione di collaborazione che è possibile dare delle risposte a ognuno dei cittadini e anche degli animali. Ecco, in questo caso, a proposito degli animali, ci sarà anche la possibilità di avere, diciamo così, un servizio medico veterinario d'urgenza per tutti gli interventi. Questo è previsto all'interno della convenzione, tutti gli interventi, per gli interventi di emergenza. È previsto che all'interno di questa convenzione ci fosse la disponibilità quindi anche dei veterinari nostri per le esigenze del comune che è adiacente appunto a questo ambulatorio, compatibilmente con la disponibilità ovviamente del personale e delle ore che verranno messe a disposizione. Grazie dottoressa. Siamo qui con la dottoressa Antonietta Moreschi, assessore del Comune di Vigevano, e il dottor Andrea De Plano, che è direttore generale dell'azienda Servizi Municipalizzati. Un momento importante, l'inaugurazione di un ambulatorio veterinario, ma soprattutto il frutto di una sinergia tra istituzioni, ed è quello che lei aveva sottolineato poco fa in conferenza stampa. Sì. Ci vuole spiegare questo? Sì, allora, questo progetto è iniziato un po' di tempo fa, ovviamente è stato possibile realizzarlo con la collaborazione della cooperativa Quadrifoglio 3. Poi ovviamente la sottoscritta è partita, è andata in ATS, ha sviluppato questo progetto anche in ATS, dove c'è stata una piena collaborazione anche da parte di ATS. Il tutto è incominciato un annetto fa, quest'oggi finalmente realizziamo questo progetto ambizioso. Abbiamo comunque una convenzione con ATS dove i veterinari ufficiali di ATS verranno qua e opereranno nel nostro ambulatorio. Le attrezzature sono state fornite da ATS stessa e ovviamente l'ambulatorio è stato costruito in parte da noi e in parte dalla cooperativa Quadrifoglio. Ecco, questo ambulatorio all'interno del canile diventa un valore aggiunto anche per lo stesso rifugio, anche perché avremo qui dei medici veterinari che all'occorrenza potranno intervenire per determinate emergenze. Certo, in un caso d'urgenza, in un canile che ha mediamente 130 cani ogni giorno ricoverati, è una presenza particolarmente importante perché garantisce sicurezza e soprattutto prontezza nel sistemare delle situazioni che possono essere molto, diciamo così, urgenti, e quindi risparmiando tempo si riesce a garantire al meglio la salute dei nostri animali. Ecco, questo non sarà l'unico progetto, anche perché ci sarà a breve, avremo anche il progetto di espansione del canile, del nuovo canile. Quali saranno i tempi? I tempi? Allora, noi abbiamo praticamente completato lo studio preliminare per la realizzazione del canile. Il canile avrà 4 blocchi che complessivamente daranno 80 stalli da 2 posti ciascuno, quindi con una capienza stimata di 160 animali, e che sorgerà al di là di questa roggia che sta dietro l'ambulatorio, dietro il canile. Garantirà, e mi piace molto sottolinearlo, la possibilità ai cani di stare più tempo all'aperto, perché avrà delle aree di sgambamento molto più grandi di quelle che abbiamo attualmente e che consentiranno quindi ad almeno 8 cani per volta di uscire, e con un minimo di accortezza anche da parte del personale
che è deputato a queste attività, anche arrivare fino a 16 cani. Chiaramente questo si riflette in maniera positiva anche sull'indole del cane, sulla tranquillità del cane e anche sulla sua salute, quindi in maniera indiretta. Sì, poi una struttura nuova crea sempre delle problematiche diverse da quelle che ci sono in quella vecchia, ovviamente, no? Perché qui abbiamo delle problematiche di capienza, cosa che se facciamo quello la capienza la andiamo a saturare. Ok, grazie. Sì.